Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Bene, vi ringrazio, accomodatevi. Vi ringrazio di questo calore umano. Sapete, a volte fa bene alla salute sapere di essere accolti, sapere che c'è qualcuno che ha simpatia, sapere che sei gradito, pone tutte le nostre autodifese a terra perché non dobbiamo difenderci da niente e da nessuno. Per questo vi ringrazio, ringrazio anche il pastore di queste parole, ringrazio perché sto qui, ringrazio Dio perché vivo, respiro, ho aria nei polmoni per lodare il mio Signore e per poterlo servire. Questo è lo scopo della vita, in sostanza. In sostanza noi viviamo per trasmettere dei valori, viviamo per trasmettere non un'idea, non dei principi, anche se idee e principi fanno parte della vita, ma noi stiamo vivendo per trasmettere ciò che Dio fa nella nostra esistenza, per cui siamo un pochettino dei trasmettitori di vita. Vita passa dentro di noi, noi la distribuiamo agli altri, come ha detto Gesù, dal tuo seno sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Ed è questo l'obiettivo. Se questo è l'obiettivo, allora vale la pena predicare il Vangelo, vale la pena stare insieme e vale la pena lodare il Signore. Se vi alzate un attimino, voglio pregare. Signore, ti voglio ringraziare stamattina con tutto il cuore. Ci troviamo dinanzi a te e non diamo mai niente per scontato. Anche se abbiamo una preparazione, anche se abbiamo letto la tua parola, anche se la studiamo, sappiamo, Signore, che al di là di ogni cosa sei tu che vuoi guidare, sei tu che vuoi celebrare il tuo nome. E io ti voglio pregare affinché i miei fratelli possano ricevere la loro parte di eredità stamattina, affinché possano stare bene, possano rivedere la loro condizione, possano rivedere la loro posizione e gradire ciò che tu hai fatto nel nome di Gesù. Accomodiamoci. Bene. Predicare il Vangelo significa predicare una persona che è viva, che ha passato la cortina di questo spazio temporale e che è entrato nell'eternità. Per noi l'eternità è un concetto un po' astratto. Chi legge la parola di Dio sa benissimo che l'eternità è una vita, è la vita di Dio. E questa vita di Dio ha creato intorno a sé angeli, arcangeli, serafini, cherubini, ed è un habitat, un luogo. Noi viviamo a cavallo fra una vita temporale e la vita eterna, perché abbiamo già ricevuto il seme della vita eterna. E questa vita eterna si oppone a tutto ciò che è morte, a tutto ciò che è tristezza, solitudine, a tutto ciò che è fragilità, debolezza, morte fisica, morte mentale, morte del pensiero, morte dell'anima. Per cui la vita eterna che Dio ci ha dato di per sé è una fonte che si oppone a tutto ciò che noi stiamo vivendo, che possiamo vivere. Per cui abbiamo ricevuto la mortalità e la separazione da Dio, da Adamo. In Cristo riceviamo esattamente l'opposto, cioè la vita eterna, che di per sé, se viene coltivata, se viene compresa, se viene accettata, se viene riflettuta, si oppone a tutto ciò che vuole segnare morte nella nostra esistenza. Per cui la vita eterna è vita del pensiero, è vita della mente, è vita contro la solitudine, è vita contro le fragilità umane, è vita contro le debolezze, affinché la nostra vita abbia il sapore di quello che Dio ha definito nella sua parola. Ecco perché ci troviamo qui. E la nostra esistenza finirà, secondo le scritture, quando noi finiremo il nostro compito. Per cui Dio ci ha misurato un tempo, e in questo tempo, da quando Dio ti ha chiamato a quando Dio ti chiamerà, ti ha affidato un compito. Questo compito lo dobbiamo svolgere unicamente perché è piacevole servire il Signore e dobbiamo entrare tutti quanti in questa piacevolezza. Non sono solo comandamenti, ma è trovare piacere nel fare la volontà di Dio. È trovare gusto, è trovare quella piacevolezza e qualsiasi cosa Dio ti chiama a fare o ti chiama a dire, tu sai benissimo che è buono fare la volontà di Dio.
Ecco, io vi voglio accompagnare in un viaggio che vi deve portare ad avere almeno qualche pensiero, perché non saremo esaustivi, ma vogliamo almeno gettare le fondamenta di qualche principio, di qualche linea e del perché a tante cose che ci domandiamo. Noi viviamo nel Nuovo Testamento, nel Nuovo Patto o Nuova Alleanza. Sono terminologie che si scambiano l'una con l'altra, ma ogni definizione ha un valore, nasconde un principio, nasconde qualcosa. Per cui ritengo che ogni cristiano, se è entrato nel Nuovo Patto, se è entrato nel Regno di Dio, se è stato salvato, ritengo che ogni cristiano deve sapere che cos'è il Nuovo Patto. Perché è nel Nuovo Patto che ci possiamo muovere, è nel Nuovo Patto che possiamo ragionare, è sempre all'interno del Nuovo Patto che possiamo pensare, meditare, riflettere e cacciare di volta in volta ogni idea ossessiva, ogni idea che si oppone, e cacciare di volta in volta tutto ciò che l'umana natura ci vuole insegnare o qualche influenza diabolica di passaggio ti vuole portare lontano. Per cui se il cristiano si radica nel Nuovo Patto, se fa del Nuovo Patto qualcosa di vita, va da sé che la vita è molto più serena, perché sono tempi straordinari. Ora io vi parlerò di quello che Dio vede, di quello che Dio considera e di quello che Dio vuole. Cioè, noi possiamo vivere diversamente da quello che Dio dice, ma questo non significa che non possiamo raggiungere quello che Dio afferma, perché la parola di Dio è strutturata in modo tale che stimola, provoca in te un desiderio. Non appena Dio vede questo desiderio, egli opera in te il volere e l'operare. Ecco, alla fine scopriamo come fa Dio. Cioè, Dio ti presenta un fatto, ti presenta un programma, ti presenta un avvenimento, una narrazione, ti chiede soltanto di prestare attenzione e di comprendere che al di là delle parole quello che ti vuole trasmettere è un pezzetto della sua vita. Non è solo perdono, non è solo remissione dei peccati, non è soltanto un regno, non è soltanto qualcosa di oggettivamente straordinario, ma quello che vuole fare Dio è trasmetterti i suoi valori, i suoi attributi, una parte del suo carattere, una parte della sua natura, affinché in te sia formato il Cristo. Ecco, l'idea del Nuovo Patto è questa. Per cui studiare, leggere la Bibbia, capire le narrazioni, la prosa, la poesia, gli avvenimenti, le battaglie, le guerre, i canti, studiare tutto l'Antico Testamento che poi ci presenta Cristo alla fine, perché diventa il pedagogo per annunciarci Cristo, è una cosa piacevole, non è pesante, perché già sappiamo quello che vuole Dio, già sappiamo la fine fin dal principio. Per cui quando apro la Bibbia e leggo che nel sangue di Gesù è andato a finire il mio peccato e che con il sangue il Signore ha inaugurato il nuovo patto, io da figlio e da cristiano mi devo chiedere dove mi ha collocato il Signore, perché mi ha collocato lì, che cos'è questo nuovo patto, perché si differenzia dall'antico patto, se c'è una continuità, se c'è una discontinuità, se ci sono collegamenti, se c'è ancora qualcosa che si deve adempiere, se quell'antico patto è stato distrutto o è stato adempiuto, e se c'è qualcosa che si deve ancora adempiere, questo nuovo patto quando avrà una fine, se ci sarà qualche altra cosa. Insomma, io da figlio mi devo fare queste domande unicamente perché so benissimo che Dio disse a Giosuè, e lo dice anche nel Nuovo Patto, questo è il contorno, questo è il confine della terra che io ho dato. In questa terra ci sono i miei occhi, c'è la mia presenza e c'è la benedizione. Per cui se conosco il Nuovo Patto, se so esattamente il capolavoro che Dio ha fatto, questo segreto tenuto nascosto per 4.000 anni, di cui Dio non ha mai parlato né ai profeti né ai grandi uomini di Dio, che è stato poi rivelato all'Apostolo Paolo, se conosco in un modo approfondito, dettagliato, e ci vivo dentro, lo medito, lo penso, alla fine io mi identifico con il nuovo patto e riesco ad ottenere molto di più con tanto di meno di sofferenze, perché ogni cosa è stata adempiuta. Ora, guardando la prospettiva di Dio, io so che il patto che Dio ha fatto contiene delle promesse, contiene dei fatti. È stato stipulato un patto, un'alleanza, ha dei giuramenti e ci sono delle profezie.
Immaginate questa scatola che contiene tutti questi ingredienti. C'è una promessa e tante altre promesse, c'è una profezia e tante altre profezie, c'è un comandamento e tanti altri comandamenti, c'è un giuramento e tanti altri giuramenti, c'è un'alleanza, un patto e tante altre alleanze e un patto. La somma di tutte queste cose mi fornisce che cos'è il nuovo patto. Allora noi ci vogliamo tuffare dentro. Non mi fate stare da solo in questa nuotata. Ci vogliamo tuffare dentro. Perché nel momento in cui ci tuffiamo dentro, noi attraverseremo 4.000 anni di storia. Poi ne attraverseremo altri 2.000 fino a ritrovarci nell'eternità. In un attimo. Perché Dio fa così. Improvvisamente ti apre gli occhi, ti apre la mente, ti fa comprendere esattamente come stanno le cose. Non perché tu debba diventare chissà che, ma perché tu devi capire come Dio ti risponde, come Dio vuole risponderti. E molte delle nostre richieste ti accorgerai che non sono delle promesse, ma sono dei fatti. Allora vale la pena capire, perché se c'è una differenza fra promesse e fatti, io la devo sapere, altrimenti rischierò di chiedere quello che lui già ha fatto e di sperare in quello che deve fare. E cado in confusione. Posso cadere in crisi. Allora la Bibbia minuziosamente ci spiega, elaborando dei concetti, la differenza che passa fra una promessa e il fatto già compiuto. Per cui se io leggo la Bibbia e scopro un fatto, non mi chiede la collaborazione, mi chiede soltanto la comprensione, l'accettazione, la confessione di fede e viverlo. Se invece vado a leggere una promessa, devo riceverla, devo imparare a pregare, devo imparare a chiedere luce perché quella promessa si possa adempiere. Allora io faccio già una piccola distinzione fra un comandamento e una promessa. Se poi mi trovo di fronte ad un giuramento, io devo capire il significato che Dio ha dato a quel giuramento. Allora mi troverò davanti a Dio che ha fatto più di un giuramento. Noi, se abbiamo tutto questo tempo, leggeremo qualche cosa per comprendere che il giuramento pone fine alle contestazioni. Per cui Dio ha giurato sul nuovo patto. E questo giuramento, che non era per lui, ma era per noi che siamo occidentali o orientali e comprendiamo la funzione del giuramento, pone fine ad ogni contestazione. Quindi non c'è contestazione umana, non c'è contestazione diabolica, ma il giuramento mostra la fedeltà di Dio. Allora io mi devo affacciare a dire a me stesso: Pietro, qual è il significato del nuovo patto? Perché Dio ha istituito il nuovo patto? Quando nasce questo nuovo patto? Qual è la funzione del nuovo patto? In che modo Dio lo ha elaborato? Come me lo ha presentato? Perché il nuovo patto è il capolavoro di Dio? Perché la Chiesa è il poema di Dio? Cioè, da dove nasce tutta questa strategia di Dio che mi deve mettere nel riposo? Perché Dio ha compiuto per me quello che io mai potrei compiere. E tutto ciò che Dio vi chiederà e che già vi ha chiesto, ricordatevi che non è mai frutto del vostro sacrificio, è frutto del sacrificio del Signore che, passando attraverso di voi, viene messo in risalto con la vostra resa. Tu ti arrendi, Cristo opera in te, Dio ti dà la forza, il volere e il potere, lo Spirito Santo ti trasforma a sua immagine e lui riesce ad avere esattamente l'obiettivo del nuovo patto, che è quello di vivere in te. Detto questo, guarderemo dei testi biblici per orientare la nostra fede in qualcosa di esperienziale. Cioè la Bibbia ti presenta dei fatti e delle promesse sulle quali tu metterai la tua fede. Se è vera fede, quella che intende Dio, dopo i fatti e dopo le promesse ci applichi la fede, tu fai esperienza, cioè ti incontri con il carattere, con l'obiettivo, con i sentimenti, con la mentalità, con lo spirito vivificante, e quello che Dio ha promesso o i fatti che già ha adempiuto, tu li puoi vivere. Puoi esercitare, perché ti incontri con un Dio fedele, ti incontri con un Dio che non può mentire. E la Bibbia elabora in una maniera straordinaria per dimostrare che Dio non mente, che Dio è fedele
è che Dio quello che promette mantiene, anche se apparentemente tutto va male, anche se apparentemente tutto è il contrario. Voglio che voi sappiate che più grande è quello che Dio ti vuole dare, più grande saranno gli ostacoli. Più grande è quella risposta che tu aspetti, più grande saranno le prove. Più grande è quello che Dio vuole fare in te, attraverso di te, più grande sarà qualcosa che devi vivere. Perché? Perché Dio misura la nostra vocazione e il lavoro che noi dobbiamo fare per Lui nei modi e nei termini di Dio. Basti pensare a quello che è successo il giorno in cui Ester seppe la notizia che il suo popolo era stato venduto per qualche denaro. E la Bibbia dice che non c'era legge, il re non poteva cambiare la legge, perché era la legge degli Assueri, per cui era una legge della divinità locale la quale aveva affermato e aveva venduto il popolo dei giudei. Quindi dal punto di vista logico, razionale, era inconcepibile, impensabile pregare per un capovolgimento di situazioni. Ma la Bibbia dice che Ester, insieme a Mardocai e a tutto il popolo, hanno pregato e digiunato. Sono andati contro la razionalità, contro. E hanno compreso che la logica di Dio è completamente diversa dalla logica umana. Non si oppongono fra di loro, ma seguono vie diverse. Per cui, quando voi leggete il libro di Ester, noterete che non ci sono mezzi umani per far cambiare le sorti del popolo. Ma Dio è intervenuto. E come è intervenuto? È intervenuto con dei suggerimenti molto semplici, come per dire: ora non puoi cambiare la legge, ma ne puoi fare un'altra parallela, di modo che queste due leggi si contrastano a vicenda, tu rimani Dio sulla terra, la tua parola è sempre stata fedele, però in questo caso tu ci permetti di difenderci e di vincere. In una maniera strategica militare, Dio ha conferito a questo popolo la vittoria, e se voi leggete tutto il libro noterete un'espressione che nel giorno in cui dovevano morire, proprio quel giorno, Dio capovolse le situazioni. Ora, noi siamo regina, perché siamo la moglie dell'agnello. E come Ester è nata per un tempo come quello, noi come regina, come moglie dell'agnello, siamo nati in un tempo come questo per ribaltare ogni situazione. Ed è per questo che viene letta la Bibbia. Noi non leggiamo solo narrazioni, non leggiamo i fatti degli altri, ma la Bibbia è una continua predicazione. Sono continui consigli di Dio. Attraverso l'esperienza degli altri, noi comprendiamo il modo e il metodo che Dio utilizza. Per questa ragione voi siete fidanzati al Signore, un giorno sarete moglie dell'agnello, e per questa ragione Dio vi ha dato un potere esagerato, qualcosa che la nostra mente, a mio giudizio, non ha ancora afferrato, perché quando Gesù ha detto tutto ciò che è mio è vostro, io ho potere in cielo e in terra e dappertutto e vi do questo potere, chiedimi e ti do le nazioni, qualunque cosa chiedi io te la darò, mi sembra che la Chiesa sia stata posta al di sopra di ogni potere umano o potere diabolico. Mi sembra che la Chiesa è correggente insieme a Cristo, per cui anche il fatto della Chiesa è tutto un programma da scoprire, perché se sappiamo chi siamo nel Signore e viviamo ciò che siamo in Lui, molto probabilmente tante sofferenze andranno via, perché molte cose già le abbiamo ricevute mentre noi le stiamo chiedendo. Vediamoci qualche verso biblico, giusto per mettere a fuoco quello che vi sto dicendo e per testimoniare che è la Scrittura che ci insegna. Non vogliamo noi insegnare alla parola, ma vogliamo che la parola ci possa insegnare. Allora noi dobbiamo comprendere come nasce tutto questo. Tutto questo non nasce improvvisamente. Dio ha fatto così. Prima della fondazione del mondo, prima della creazione del tempo, ha progettato qualcosa che noi chiamiamo eternità passata. In questa eternità passata, dove niente esisteva, Dio ha progettato la venuta del suo figliuolo, ha progettato l'uomo,
ha progettato la salvezza, la redenzione, la liberazione, la sconfitta di ogni forma di male, ha progettato la Chiesa, ha progettato ognuno di voi, ha già assegnato ad ognuno di voi un compito specifico, ha già chiamato i ministeri, ha già sparso i suoi doni, tutto è avvenuto nella mente di Dio, nel cuore di Dio, prima del tempo. Ora Dio che cosa ha fatto? Ha preso tutto quello che ha pensato prima del tempo e piano piano lo ha riversato nel tempo. Per cui tutto ciò che succede nel tempo ha una strategia eterna passata. Per cui siccome Dio non può mentire, siccome Dio non inganna nessuno, Lui ha una ragione per far sì che le cose succedano, perché già le ha progettate nel passato. Quando i piani di Dio, la strategia di Dio, il proposito di Dio sarà compiuto su questa terra, tutto verrà riversato nell'eternità futura, di modo che per l'eternità quello che lui ha pensato nel passato, quello che ha stabilito sulla terra e quindi nel tempo e nello spazio, si porterà avanti per tutta l'eternità. Per cui noi stiamo vivendo una scheggia di questo spazio-tempo per stabilire un principio: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Allora la Chiesa è posta sulla terra affinché Dio possa operare su questa terra attraverso il suo corpo. Noi siamo collegati a Cristo organicamente, perché Lui è un uomo glorificato e la Chiesa sarà glorificata. Per cui abbiamo un legame organico, perché Lui è l'uomo di Dio salvato da ogni altra cosa, liberato da ogni angoscia, liberato dalle forze dell'Hades e ci ha posti in Lui. Questi sono i fatti. I fatti raccontano quello che Dio ha detto, quello che Dio ha pensato. Per cui quando vi citerò dei fatti, voi li dovete ricevere come fatti adempiuti. Non li potete cambiare, non li potete manipolare, non li potete variare, sono dei fatti. Altre cose è la promessa. Per esempio nel Nuovo Testamento ci sono tante promesse, almeno un 150 promesse, una delle quali dice: se le mie parole dimorano in voi e voi dimorate in me, chiedete quello che volete. Ecco, questa è una promessa contenuta nel Nuovo Patto. Paolo, Pietro scrive: aggiungete la vostra fede alla conoscenza, alla conoscenza le virtù, alla virtù la pazienza, alla pazienza l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore, perché se queste cose si trovano in voi non vi renderanno né oziosi né sterili nel Signore. Questa è una promessa. Allora dovete distinguere i fatti dalle promesse. Il nostro corpo è stato crocifisso, il nostro vecchio uomo è stato crocifisso, la carne è stata crocifissa, sono fatti, non sono promesse. Guarderò le promesse sulla base dei fatti, prenderò forza dai fatti, reclamerò le promesse per poterle vivere. Mi comprendete, vero? Ecco, quando Paolo per esempio si trovava in quella nave, come dire, alla deriva, lui dice: un angelo del Signore a quale servo mi è apparso e mi ha detto: Paolo, non temere, perché tu andrai a Roma. Quella è una promessa. Come si è comportato Paolo? Ci ha creduto, l'ha confessata e ha manifestato il potere di Dio, perché ha spezzato il pane e se ne sono messi a mangiare. Quindi la promessa richiede un'implicazione tua. Un fatto richiede che lo devi accettare. Ora tutto il Nuovo Testamento, fatti, promesse, giuramenti, comandamenti, tutto basato sull'opera del Signore. Quale sarà la tua attenzione? Quella di non confondere le promesse con i fatti. I fatti vanno accettati, senza reclamare, così come sono. Per esempio, tu sei una nuova creatura, è un fatto. Il vecchio uomo è stato crocifisso, è un fatto. La carne è stata crocifissa, è un fatto. Satana è completamente sconfitto, è un fatto. E potremo andare avanti all'infinito. Ma ci sono delle promesse. Chiedimi e io ti darò. Promessa. Allora che farò io? Guarderò i fatti e contemplando a viso scoperto i fatti, lo Spirito Santo mi trasforma per prendere le promesse. Capite? E farà un lavoro esagerato, perché ti deve convincere che i fatti sono stabiliti, che le promesse sono sì ed amen, e allora incomincerà ad esercitare in te la pazienza, incomincerà ad esercitare in te il suo carattere e ti farà comprendere che accanto a quello che ti dona, ti vuole donare il suo carattere, ti vuole donare la sua indole, ti vuole donare la sua visione, la sua prospettiva, perché non è nulla di meccanico, è da cuore a cuore, da padre a figlio.
Allora ecco che il Nuovo Testamento, benché contiene 1492 comandamenti, diversamente dall'Antico Testamento che ne contiene 613, questi comandamenti non sono nient'altro che l'applicazione della grazia. Allora io mi trovo di fronte ad un capolavoro, ad una genialità che a volte mi spaventa, perché veramente tutto è Dio. E quando scrive l'Apocalisse, a lui appartiene la gloria, l'onore, l'ubbidienza, la potenza, scopriremo in questo viaggio, se ce la facciamo, che veramente diventa piacevole arrendersi a lui e sapere che tu puoi diventare alla stessa statura spirituale del Signore, alla stessa conoscenza del Figlio di Dio. Puoi stare alla presenza di Dio perché in realtà già sei seduto nei luoghi celesti. Ora capite, è uno scenario che veramente è avvincente, e questo fa capire il bisogno di capire chi siamo veramente, la necessità di capire come Chiesa chi siamo, che cosa abbiamo ricevuto, quali sono i nostri possedimenti, in che modo ci possiamo muovere, in che modo dobbiamo pensare. La Bibbia, stranamente e contrariamente a quello che pensiamo, sapete dove arriva a dire? Che tu sei proprietario di dire ai tuoi pensieri: questo pensiero non lo voglio pensare. Vedi il potere che Dio ci ha dato. Io faccio prigioniero ogni pensiero, dice Paolo, e lo riduco all'ubbidienza. Per cui c'è un potere che noi non abbiamo ancora sviluppato. C'è un potere dentro di noi che non abbiamo ancora gustato. Il potere della mente, il potere dei pensieri, il potere dei ragionamenti. Ci sono molte persone che sono schiave di alcuni pensieri e non sanno come muoversi, ma la Bibbia, siccome ti ha dato vita eterna che si oppone ad ogni fragilità, si oppone ad ogni debolezza, la Bibbia vuole istruirti che ogni pensiero, come entra, così esce. Voi avete messo un vestito stamattina. Chi lo ha scelto? Qualcuno per voi o voi? Voi oggi mangerete, chi sceglie che cosa mangiare, voi o qualcuno? Allora tu puoi scegliere che cosa pensare. Ecco, l'idea che ti devi fare è che tu hai una potenza dentro di te altamente straordinaria che ti vuole soltanto abituare, come Gesù. Gesù camminava a testa alta, lo volevano buttare dal pinnacolo, ma egli passò in mezzo di loro. Niente lo intimoriva, niente gli faceva paura. Perché? Perché sapeva esattamente che cosa doveva fare. Ora immagina per un attimo che Dio ti riveli ciò che devi fare, come lo devi fare, che ti dia tutta la sua potenza e ti garantisce che è sempre con te. Immagina per un attimo che lui dica: non ti preoccupare nelle difficoltà, sto vicino a te. E ti dico: non ti preoccupare quando c'è un problema, io combatto le tue battaglie. Immagina per un momento che questo scenario diventi reale. Adesso non lo immaginare, è un fatto, è quello che Dio ha detto, lo devi solo accettare. Allora devi passare da un Vangelo immaginario ad un Vangelo pratico, perché sono fatti già che lui ha realizzato. Quando lui dice: io combatto le tue battaglie, non è che lo dice tanto per dire, perché noi non abbiamo forze a sufficienza. Quando dice ci ha dato la vita eterna, fate caso, i nostri corpi stanno invecchiando, no? Abbiamo tutti una spada di Damocle che negli anni ognuno di noi vedrà quello che deve vedere. Ma proprio perché esiste la morte fisica o la morte spirituale, lui viene a darti la vita. E che cosa fa? Vita nello spirito, vita nell'anima. E quando lui appare da un giorno, vita nel tuo corpo. E anche se fosse ridotto in polvere, lui prenderà tutti i granellini sparsi nell'etere, nell'eternità, nel sottosuolo, e dappertutto li prenderà e ricomporrà un corpo che sarà un corpo glorificato. Questa è una promessa. Ma è una promessa intinta di fatti, intinta di tante dichiarazioni, che alla fine Dio ti vuole soltanto convincere che il Signore, quando parla, le cose stanno lì. Ora, sapete voi chi eravate? Eravate cose inutili. Cose morte. Eravamo morti nei falli e nei peccati. Schiavi di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Dio chiama le cose che non sono come se fossero.
Immaginate questa storia, Dio vi ha proprio tirati dal nulla, dal tempo del nulla, dalle tenebre più fitte. Noi non sappiamo realmente che significa, ma io immagino una mano invisibile che mette la sua mano nelle tenebre e chiama Maria, vieni qua, Carlo, vieni qua. E questa mano è entrata lui stesso nel mondo dell'oscurità. E quando lui è entrato, tutti i demoni, dice i salmi, hanno fatto festa. Perché? Perché il figlio di Dio stava lì. Nessuno avrebbe mai immaginato che quell'atto di giustizia avrebbe poi liberato tutti quanti. E se voi leggete nei salmi, noterete il Salmo 22, per esempio, che narra le stesse parole che Gesù ha detto alla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma poi quell'abbandono si è trasformato in una festa, perché al terzo giorno la sua cella è stata spalancata e lui, rivestito di gloria, è uscito dalle tenebre. E la Bibbia dice che tutti i demoni si sono inchinati davanti a lui. E mentre lui usciva, si è portato un nuvolo di testimoni che nell'Antico Testamento hanno creduto in lui. Ed è il primo nucleo che lui ha portato nei cieli. Oggi noi stiamo sulla terra, ma un giorno ci ricongiungeremo a quelli che ci hanno preceduti e saremo sempre col Signore nell'eternità. Questa è una scheggia. Non so quanto tempo mi rimane, però voglio leggere qualcosa, altrimenti... Efesini, e di far risplendere agli occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio, creatore dell'universo, perché si è manifestato ora nel cielo per mezzo della Chiesa. Per mezzo? Chiesa. Guardate, tutto questo è il mistero tenuto nascosto di Dio. Sta parlando di un nuovo patto. Quando pensate al nuovo patto dovete pensare a Cristo come rivelazione, alla Chiesa come rivelazione. Tutto il nuovo patto, Chiesa e Cristo. E qua sta dicendo che perché si è manifestata ora nel cielo per mezzo della Chiesa, ai principati, alla potestà, alla multiforme sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che gli ha attuato in Cristo, nostro Signore. Voi esistete per insegnare nei luoghi celesti. Voi esistete per insegnare nei luoghi celesti che c'è un solo Dio e questo Dio vi ha salvati. L'esistenza della Chiesa è dovuta al fatto che con le vostre azioni, con la vostra preghiera, anche se a volte non lo comprendiamo, noi nei luoghi celesti prendiamo quello che Dio ha già preparato per noi ed insegnate che anche di fronte ad un dolore che può essere la perdita di un figlio, la perdita di un marito, noi camminiamo a testa alta perché sappiamo che Dio è buono. Voglio raccontarvi un attimo la mia esperienza perché ci troviamo in merito. Molti anni fa, qualche anno fa, addirittura una quindicina di anni fa, ho avuto mia figlia che ha avuto una febbre a 37. Il primo giorno sembrava cosa da niente, il secondo giorno cosa da niente, poi man mano, questa febbre è cresciuta fino a 41-42. Tutti i giorni per 3 anni e 7 mesi. Non avete idea di come ci siamo sentiti in questo periodo. E abbiamo pregato, abbiamo digiunato, siamo stati in degli ospedali e tutti dicevano la stessa cosa. Non sappiamo le origini di questa malattia. E allora è successo una sera, mi ricordo, dopo 3 anni e 7 mesi, io e mia moglie ci siamo messi a pregare e abbiamo detto, Signore, noi abbiamo una sola figlia e si chiama Daniela. Ti ringraziamo che ce l'hai data. Ti ringraziamo perché siamo genitori. Ti ringraziamo perché ci hai chiamati. Ti ringraziamo perché abbiamo potuto abbracciare una figlia. Ma se tu te la devi chiamare, noi continueremo a predicare che tu sei buono. Continueremo a predicare che tu salvi, guarisci e liberi. E il fatto che nostra figlia deve morire non altererà quello che noi pensiamo di te. E tutto questo è successo verso le 10, le 11. A mezzanotte era il mio turno di visitare mia figlia che dormiva nella tua stanza per cambiare la busta di ghiaccio, perché tutte le sere facevamo un po' a turno. E appena sono andato nella stanza di mia figlia, la febbre l'ha lasciata. È andata via e siamo andati dal dottore e il dottore voleva sapere da noi che cura abbiamo dato a nostra figlia.
E ne abbiamo avuto modo di testimoniare. Ma questo perché lo dico? Perché ci sono dei momenti in cui sembra che Dio ci abbandoni. Sembra che tutto ci vada storto. Sembra. Ma più alto è quello che Dio ti chiede, più alta sarà la prova. Allora che devi fare? Non devi stringere i denti come se Dio fosse all'oscuro. Devi affrontare la situazione a testa alta, sapendo che Dio vede e provvede. Non ti schiodare, perché il Vangelo è questo. Andiamo a vedere un altro verso, per piacere. Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili come l'argento e l'oro foste state liberate dalla vostra condotta ereditata dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo come di agnello senza difetto e senza macchia, egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo. Per cui Dio ha predestinato il Figlio di Dio a compiere un'opera, ha predestinato la Chiesa ad essere salvata. Dio ha avuto un progetto prima del tempo. E i testi biblici ne sono tantissimi, adesso ne ho presi due o tre per farci comprendere, ma i testi biblici sono tanti. Allora tutta la storia sacra ha origine nell'eternità. Dio ha sempre pensato a te, ha sempre visto te, ha sempre considerato la tua vita, per cui ti ha chiamato in essere per darti il meglio. Noi soffriamo a volte per incapacità di comprendere Dio. A volte facciamo dei tragitti perché non sappiamo leggere le scritture. A volte ci ribelliamo perché non comprendiamo i metodi di Dio. Molte volte veniamo meno perché non attingiamo le forze che vengono da Dio. Ma Gesù ha dato delle dichiarazioni. Lui mai ci lascerà. E questo significa che un conto è la dottrina, un conto è l'esperienza. Tecnicamente voi sarete sempre in compagnia del Signore. Ma questo non significa che voi avvertirete la sua compagnia. Bisogna sempre camminare a fianco a lui per fede e rendersi conto di trasformare i fatti in esperienza. Allora che lui ha detto io sono sempre con te è un fatto, non è una promessa. Ha detto io sono sempre con te. Adesso sei tu che devi trasformare questo fatto in esperienza. E come fai? Devi imparare. Devi imparare continuamente, perché quando Dio vi salva, vi unisce allo stesso Spirito suo. Ma questo significa rapporto, perché per ubbidire ci vuole unzione, per credere ci vuole fede, per capire i valori di Dio ci vuole pazienza. Allora devi imparare che queste qualità tu non ce l'hai. Noi non generiamo fede, non generiamo conoscenza, noi attingiamo la fede. La Bibbia dice che Gesù è il capo e compitore della nostra fede, per cui io attingo fede, la fede viene dall'udire la parola di Dio, per cui io imparo a vivere la fede solo se ascolto la sua voce, solo se leggo la sua parola, solo se imparo da lui. Se questo è vero, vuol dire che voi, quando venite meno, è perché qualche anello di congiunzione o l'avete smarrito o non l'avete ancora ricevuto. Ma non devi temere, perché colui che ha iniziato un'opera la porta a compimento. Leggiamo ancora, poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva prestabilito per realizzare nella pienezza dei tempi il disegno, cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle sulla terra. Non so che traduzione è, ma la mia traduzione dice affinché Cristo sia il capo di ogni cosa. Questo significa che uno dei messaggi che la Chiesa deve imparare è che Cristo non solo è capo della Chiesa, ma Signore di ogni cosa. E ha sottomesso le tenebre, ha sottomesso i principati, le potestà, gli avvenimenti, la storia, tutto quello che è successo e tutto quello che succederà alla sua signoria. E tu sei seduto a fianco a lui, no, sei seduto in lui nei luoghi celesti. Il che significa che Dio ti ha dato un potere al di sopra di ogni potere delle tenebre. E quando Dio dice affinché i miei nemici diventino sgabello dei miei piedi, sta parlando del corpo. Questo significa che i nemici devono stare sotto i tuoi piedi, perché tu sei il corpo, la pienezza di colui che porta a compimento ogni cosa. Allora l'idea che ti devi fare è che veramente se tu entri nella dinamica, nella modalità del nuovo patto, obiettivamente ogni cosa ti è possibile. Devi acquisire la sua mentalità.
devi acquisire la sua prospettiva, devi acquisire il suo valore, cioè devi acquisire la sua natura, perché lui opera affinché tu possa imitarlo. L'onore che ci ha dato, crescere fino alla stessa statura perfetta di Cristo. E tu non ti dovresti accontentare di nulla di meno. Nulla di meno, perché ti ha promesso e ha dato un fatto affinché mediante la fede, la pazienza e la conoscenza, le virtù, la consacrazione e quant'altro, tu possa diventare simile a Lui. Ti devi sentire onorato. E se ti senti onorato, la Bibbia si apre davanti a te. Nel Salmo 25 è scritto che Dio dona il segreto del suo patto a coloro che lo temono. Il segreto significa comprensione. Il segreto significa dimestichezza con qualcosa. Il segreto significa entrare nei meriti, vivere come un partecipante. Il segreto significa che tu sei abilitato a tutto ciò che Lui ha fatto. Allora il Salmo ci dice: Dio dona il segreto del suo patto a coloro che lo temono. Temere Dio significa comprendere la sua natura, il suo carattere, le sue prospettive, ciò che Lui dice, affinché tu lo possa rispettare, non per un obbligo, ma per l'esercizio della tua volontà, perché prendi piacere, come ha detto Gesù, a fare la sua volontà. Mi metti un altro testo per piacere? Io porrò in amicizia fra te e la donna, e fra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insiederai il calcagno. Non so che traduzione è questa, ma la Bibbia dice che Dio ha dato un input, cioè l'input che c'è un seme della donna che schiaccerà la testa al nemico. Vi ricordate che cosa è successo nel giardino, vero? Nel giardino è successo che l'uomo è caduto, il Signore non ha giudicato, non ha condannato, il Signore ha soltanto detto: perché hai fatto questo? L'ha dovuto cacciare dal giardino affinché non mangiasse l'albero della vita e rimanesse nel peccato eternamente. Quindi anche cacciare dal giardino è stato un atto di grazia, ma poi gli ha dato una promessa: il giorno verrà che il seme della donna schiaccerà la testa al serpente. Questa è una promessa, ma questa promessa è diventata un fatto, e la Vergine concepirà. È diventato un fatto. Da te Betlemme nasce la luce, è diventato un fatto. Allora dovete essere attenti a comprendere quale promessa nell'Antico Testamento è diventato un fatto e quale promesse del Nuovo Testamento diventeranno dei fatti se per fede e pazienza voi rimanete fedeli al Signore. Non so se mi afferrate. Il giorno in cui Gesù disse: non vi muoverete da Gerusalemme affinché venga lo Spirito Santo, quella era una promessa. Ma il giorno delle Pentecoste si è trasformato in fatto. Capite? Allora il Nuovo Testamento già vi incoraggia, perché ci sono già promesse che sono diventati fatti. E siccome Dio non mente, se ti ha fatto una promessa vera e se quella promessa è del Signore, si adempirà se tu rimani fedele, se tu la prendi per fede. Se aggiungi la pazienza, la conoscenza, le virtù, se queste virtù si allargano all'affetto fraterno, se queste virtù si allargano all'amore fraterno, non ti renderanno né oziose né sterile per afferrare le promesse, altrimenti poi diventerai cieco o miope. Allora l'idea che ti devi fare è che Dio molte volte sembra che ci lasci, sembra, perché vuole che tu sappia che cosa c'è nel tuo cuore realmente, senza sua influenza, ma soltanto con le situazioni della vita. Lui sta a guardare quanto veramente lo ami, quanto veramente ci credi, quanto veramente lo apprezzi. Allora molte volte tutti quanti passeranno per un tunnel dove sembra che Dio non ascolta, sembra che Dio non veda, sembra, ma in quel momento sta pesando il tuo cuore, cioè sta dicendo a te: vedi, questo c'è nel tuo cuore. In quel momento non lasciarti mai ingannare. Sai perché? Perché Dio ti ha progettato dall'eternità. Dio già ti ha visto dall'eternità. Dio già ti ha eletto dall'eternità. Quindi è un periodo unicamente per smussarti e farti radicare nel suo amore e nella sua conoscenza. Non lasciarti scuotere, non lasciarti deviare, ma rimani fermo nel principio che colui che è stato chiamato da Dio diventa invincibile se rimane fedele al Signore. Questo seme si è realizzato, se mi mettete qualche verso successivo,
Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Ecco, questo seme si è realizzato. Dio si è incarnato. Dio ha fatto in modo che la sua divinità stesse in un corpo umano. Vero Dio, vero uomo. È un capolavoro di vita che noi non riusciamo a comprendere. Ma ha fatto tutto questo affinché gli uomini entrassero nella sua divinità. Tu l'hai fatto di poco inferiore a Dio. Per cui il progetto è che Dio vuole mescolarsi dentro di te. È il Padre che vi santifica, è il Padre che vi ha chiamati, è il Padre che vi ha fatti sedere nei luoghi celesti, è il Padre che vi ha benedetto di ogni benedizione, è il Figlio che ha attuato il progetto, è il Figlio che è morto per voi, è il Figlio che ha pagato questo prezzo, ma è lo Spirito Santo che vi applica il progetto del Padre e le finalità del Figlio, e i tre lavorano sempre nel vostro cuore, sempre nella vostra mente. Che cosa deve emergere? Deve emergere l'atteggiamento progettuale di Dio in voi. Deve emergere l'atteggiamento di ubbidienza e sottomissione del Figlio, deve emergere la trasformazione nel vostro cuore, nella vostra mente, ad opera dello Spirito Santo. Opereranno sempre tutti e tre nella vostra vita. Ma qual è il baluardo? È quello che Paolo ha detto: non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Devi avere coscienza che Cristo vive in te. Andiamo avanti. Chi commette peccato viene dal diavolo, perché il diavolo è peccatore fin dal principio. Ora il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere di Dio. Quindi il seme della donna si è fatto uomo, Dio si è fatto uomo per distruggere le opere del diavolo. Quali sono le opere del diavolo? Ti mette dubbi, ti mette perplessità, ti inganna, qualche volta dice la verità. Sapete, non è sempre, è padre della menzogna. Sapete che ci sono stati dei demoni che hanno pregato? Sembra strano, ma quando l'indemoniato di Gadarena era per essere liberato, i demoni, dice, pregarono Gesù. E Gesù li ha pure ascoltati. Ora si ascolta dei demoni. Dico, ha ascoltato la preghiera dei demoni, ha detto, Signore, non ci cacciare da questo luogo. E Gesù li ha ascoltati. Vedete com'è sottile la questione. Erano demoni, ma hanno detto la verità. Tu sei santo di Dio, sei venuto prima del tempo a distruggerci, a mandarci. E poi hanno pregato il Signore. E se il Signore ha ascoltato dei demoni, tu pensi che non ascolta te? Cioè, si arriva al colmo, o no? Andiamo avanti. Poiché dunque tutti i figli in comune hanno in comune il sangue e la carne, anche egli è diventato partecipe per ridurre all'impotenza mediante la morte di colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. Non so che traduzione è, ma la mia traduzione dice che Gesù ha distrutto il diavolo, gli ha tolto il potere, perché la morte era quel tipo di morte. Era, per la struttura teologica dell'Antico Testamento, una morte di maledizione, maledetto chiunque appeso al legno. E siccome la morte di Gesù estingueva il messaggio e si toglieva dinanzi la persona, allora demoni e uomini hanno pensato che hanno avuto la vittoria. Ma quella morte che cosa rappresentava nelle mani di Dio? Il mezzo per distruggere la morte, il modo per distruggere la morte. Come l'ha distrutta? Risuscitando. Ha vinto il potere della morte. Capite? La morte ha un potere. Il potere di trascinarti in un luogo che tu non immagini, che tu non sai. E gloria a Dio che non lo sai. Ma è venuto Gesù, pur essendo entrato in quel luogo, la Bibbia dice che lo Spirito dell'Eterno, lo Spirito di santità, lo Spirito del Signore lo ha tirato fuori. Gesù ebbe modo di dire: io depongo la mia vita. Io ho potestà di riprenderla. Questo significa che non è stato tanto la croce ad ucciderlo, ma è stata la sua volontarietà quando disse: Padre, nelle mie mani rimetto il tuo spirito, e diede questo grido, e dando questo grido, dice la Bibbia, cacciò lo spirito. È una morte volontaria.
Ma perché quella morte è diventata volontaria? È stata onorata da Dio, perché tu non permetterai che il tuo santo venga alla corruzione. Al termine di 3 giorni tutti gli angeli hanno fatto festa e si celebrava la nuova Pasqua, si celebrava una nuova era, si celebrava un nuovo momento di vita dove voi siete stati inclusi e senza che ve ne siete accorti siete stati trasportati dal regno delle tenebre al regno del suo figliuolo. Senza che ve ne siete accorti siete stati trasportati da Adamo all'ultimo Adamo. Senza che ve ne siete resi conto siete stati trasportati dalla generazione umana ad una nuova razza. Una nuova razza. La domanda che faccio molte volte alle persone è: il nuovo patto è stato stabilito con la casa di Giuda e di Israele? Ecco, io faccio un nuovo patto, lo diranno i profeti Ezechiele, Geremia, qualche scheggia la trovate in Gioele. Questo nuovo patto lo faccio con la casa di Giuda e di Israele. Voi siete di Giuda? Siete di Israele? Come mai siete entrati? Come mai siete entrati se il patto non l'ha fatto con la Chiesa? Il patto l'ha fatto con la casa di Giuda e di Israele. Perché siete entrati? Quale legittimazione abbiamo avuto da Dio? Il potere del patto è questo. Benché non è stato stipulato con la Chiesa, benché non è stato stipulato con te, tu entri di diritto perché Dio ha sempre un asso nella manica. Ma ci devi arrivare a capirlo. E quando lo capisci non puoi fare altro che lodare Dio, perché c'è una strategia straordinaria attraverso la quale legittimamente sei entrato nel patto. Ma il patto non è fatto con te, non è fatto con la Chiesa, non è fatto con te personalmente, è stato fatto con la casa di Giuda e di Israele. Andiamo a leggere qualche altro verso. Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese dove sei straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne sarà vostro Dio. Non so che traduzione è questa. Ma la mia Bibbia dice che Dio ha dato un prospetto di seme, dice nella tua discendenza, nella tua progenie, giorno verrà che tutte le nazioni della terra saranno benedette. Chiaramente non sta parlando di Isacco, ma sta parlando del figliuolo Gesù, che verrà dalla progenie di Abramo. Quindi abbiamo un seme per distruggere le opere del diavolo, un seme per distruggere il diavolo, un seme per benedire tutte le famiglie della terra. Ora non so che cosa voi sapete della benedizione, ma quando andate a leggere che Giacobbe venne trasformato dalla benedizione, Giacobbe disse: Signore, benedicimi. Vi ricordate questa storia? Lo sto parlando a me stesso, vi ricordate? Ecco, non disse: Signore, dammi qualcosa. Non disse: Signore, liberami da Esaù. Non disse: dammi ricchezze. Ma: Signore, benedicimi. La parola dava accesso a Dio in questo modo. La parola benedizione significa che tu puoi vivere ciò che sei in Lui, tu puoi possedere ciò che sei in Lui, tu puoi essere esattamente ciò che sei in Lui. Viene il Nuovo Testamento, siete stati benedetti di ogni benedizione. Per cui la benedizione è che tu puoi diventare esattamente quello che Cristo ha detto, che tu puoi fare esattamente quello che Cristo ha detto, che tu puoi possedere esattamente quello che Cristo ha detto. Non ci sono limiti, i limiti li mettiamo noi perché non conosciamo le scritture come dovremmo conoscerle. Abbrevi un attimo, perché altrimenti non ce la faccio a dirvi tutto. C'è un terzo seme, il seme di Davide. La Bibbia parla di 3 semi, seme della donna, seme di Abramo, seme di Davide. Dio ha fatto un patto con Davide, ha detto: nella tua progenie, e la tua progenie sarà sempre un re su questo trono. Viene Gesù, mi metti Atti degli Apostoli capitolo 13 per piacere, così acceleriamo. Viene Gesù ed è il frutto di quella promessa. Dio aveva promesso e che Dio ha risuscitato dai morti in modo che non abbia mai più tornare alla corruzione. E quanto ha dichiarato: darò a voi le cose sante promesse a Davide, quelle sicure. Per questo anche in un altro luogo dice: non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Ecco, questo è il terzo seme. Il terzo seme parla di una vita indistruttibile, parla di una vita eterna, parla della vita del figlio di Dio nel nuovo ministero che ha ricevuto, perché è risuscitato dai morti. Allora seguitemi: seme della donna, seme di Abramo, seme di Davide. Ogni seme ha una caratteristica, cioè una modalità di funzionalità. È lo stesso seme che è Gesù,
Ma mentre il seme della donna parla di schiacciare il diavolo, mentre il seme di Abramo parla di avere la vittoria della porta dei nemici ed essere benedetti, il seme di Davide narra della resurrezione e del ministero attuale di Gesù. Metti tutte queste cose insieme e tu ricevi l'idea, la sostanza, che Cristo si è incarnato per dare a me e a te una possibilità, quello di uscire da Adamo, quello di uscire dalle tenebre, quello di uscire dalla carne, uscire dal mondo, uscire dal tuo peccato e di rivestire Lui come una nuova creazione. Come faccio ad entrare in Cristo? La Bibbia dice che Dio mi ha messo in Cristo, io non ho fatto nulla. La Bibbia dice che io sono stato crocifisso con Cristo, io non ho fatto nulla. È la Bibbia che racconta i fatti di Dio. Tu li devi solo ricevere. Dice la mia Bibbia, eravamo morti nei falli e nei peccati, eravamo separati da Dio, senza Cristo, senza Dio, eravamo senza fatti, ma Dio, che è grande in misericordia, anche quando eravamo morti, perduti e isolati, ci ha risuscitati in Cristo e per mezzo di Cristo ci ha favoriti abbondantemente. Qual è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo? Come ha fatto il Signore ad introdurti nel piano divino? Come ha fatto Cristo ad introdurti nel patto? La Bibbia afferma queste parole. Gli ebrei avevano fallito, sia nei 10 comandamenti, sia in tutti gli altri. Si erano tagliati fuori. Non c'era più rimedio, secondo la legge, di riportarli alla presenza di Dio. Avevano fallito tutto ciò che potevano fallire, si erano dati all'idolatria, si erano mescolati con gli stranieri, avevano fatto il bidello d'oro nell'Antico Testamento, si erano costruite un'immagine e somiglianza di Dio a tutto loro piacimento, poi è venuto il figlio e non lo hanno neanche riconosciuto. Questo significa che erano tagliati fuori proprio da quelle promesse della Scrittura. Noi già eravamo fuori, per cui Dio si ritrova con un'umanità pagana e con l'umanità dei giudei che non hanno voluto credere. Che cosa fare? Condannarli o salvarli? Salvarli come ha fatto? Ha fatto così. Ha tolto il muro di separazione fra giudei e pagani. Li ha messi insieme e ha creato in se stesso un nuovo uomo che non è né pagano né giudeo, ma è una nuova creazione. Per cui può salvare i giudei e può salvare i pagani, perché non siamo più pagani, non sono più giudei, ma sono nuova creazione di Dio. E allora, in questo senso, è per questa sua disponibilità, chiunque crede in Lui, anche se è morto, risusciterà. Allora tu sei stato legittimato ad entrare nel patto perché hai creduto in Lui, e quando credi in Lui non appartieni ad Adamo, non sei sotto la legge, non sei sotto i comandamenti e quant'altro, ma sei sotto la grazia di Dio. Allora il vivere cristiano non è dottrina, il vivere cristiano è vivere Cristo. Allora Dio ha realizzato tutto questo patrimonio per insegnarti che cos'è la fede, che cosa sono le promesse, che cosa sono i comandamenti. Per esempio Giovanni scrive: poiché i comandamenti di Dio non sono gravosi. Quando tu li vai a leggere sembrano difficili, ma ditemi un po', i comandamenti di Dio si svolgono così: prima ti dà un'indicazione di un fatto, poi da quell'indicazione di un fatto ti chiede un comandamento. Facciamo un esempio: come Dio vi ha perdonato, perdonatevi gli uni gli altri. Questo significa che se tu prendi il perdono e lo fai tuo, quel perdono ti permette di perdonare. Come io vi ho amati, così amatevi gli uni gli altri. Se quell'amore divino scorre in te, tu riesci ad amare. Non è forza tua, non è tua capacità, ma la fonte è Lui. Allora i comandamenti di Dio sono tutti così. Prima ti dona, prima ti dà grazia, prima elabora in te il suo piano, il suo progetto e quant'altro. E se tu l'hai compreso, non ti sarà difficile applicare la volontà di Dio. Mi metti qualche verso dell'Apocalisse per piacere? Sto andando fuori tempo? Sicuro? Prima dell'Apocalisse che cosa c'è? Non c'ho i testi. Perché vi voglio accompagnare per dimostrarvi che cosa? Che questo nuovo patto
è ancora in sviluppo, perché non è stato fatto con noi, è stato fatto con gli ebrei. Noi siamo entrati di diritto perché siamo diventati nuova creazione, non siamo più pagani, non sono più giudei. La Bibbia dice non c'è né greco né giudeo, né schiavo né libero, ma siamo tutti uno col Signore. Questo significa che ha abbattuto anche il razzismo, ha abbattuto tutte le forme che noi oggi conosciamo come violenza, perché in Cristo siamo nuove creature, non siamo più quelli di prima e non saremo mai più quelli di prima, perché tu sei entrato di diritto nella casa reale, nella corte celeste, dove il tribunale di Dio si esprimerà sempre favorevolmente a te. Tu ci porti le cause e Dio ti benedirà. Ma quando prendi il perdono, quando prendi qualsiasi cosa, impari che a fianco al perdono c'è un pezzetto del suo carattere, c'è un pezzetto dei suoi attributi, c'è un pezzetto della sua modalità. C'è un uomo nella Bibbia che si è preso il perdono del re. Disse: ora non ho tutto sto denaro, doveva pagargli non so quanti talenti. E si prese il perdono, poi uscì fuori, incontrò il conservo, lo prese per petto. Che disse il Signore? Ma non dovevi pure tu perdonare? Ti ho perdonato, ti ho fatto grazia, ti ho dato compassione, ti ho dato misericordia. Non dovevi pure tu? Aveva preso il perdono, ma non aveva preso le modalità del perdono. Questo è un difetto dei fratelli, è un difetto della Chiesa. Quando io penso alla guarigione, io penso alla compassione di Dio. I medici avevano detto: vostra figlia potrà venire un tumore al cervello, una sclerosi a placche, potrà venire una convulsione, potrà venire questo. Fece una lista un giorno, un medico, andavamo a luna di notte, questo ci chiamò, era un papavero, un professore, e mi chiamò a luna, disse: pastore, se venite adesso io vi posso fare una consulenza. Andammo con mia moglie e mia figlia, e questo visitò mia figlia in 3 minuti, poi disse: preso un pezzo di carta, convulsioni e questo. Fece un elenco di una dozzina di malattie gravissime. Ad un certo punto qualcosa dentro di me, mi alzai e disse: dottore, abbiamo finito. Lui disse: ma io non ho finito. Disse: ho finito io di ascoltarvi, quanto vi debbo. E prese la sua paghetta, 500 euro. Però mi ricordo in ascensore e mi venne l'idea e disse: se mia figlia trattiene questi pensieri dovrò combattere di più. Le imposi le mani nell'ascensore, stavamo al 7° piano. Invocai il Signore e disse: Signore, mi ricordo che a volte ho cancellato dalla cassetta qualcosa che mi disturbava. Cancella dal cervello di mia figlia quello che ha sentito. Tu lo puoi fare, sei il creatore. 7° piano, 6° piano, 5°, 3°, 2°, arriviamo al piano 3°. Mia figlia mi dice: papà, ma che ha detto il medico? Vedete, Dio ha questo potere. Se tu vai a Lui con l'umiltà, Egli ti risponde con grazia. Ma se vai a Lui col diritto, ti risponde col dovere. Questo fa la differenza fra Antico e Nuovo Testamento. Allora Dio ha elaborato tutto questo perché la Chiesa è posta al di sopra di ogni cosa. Vediti con gli occhi di Dio. Tu sei la città sul monte. Tu sei la candela sul tavolo. Tu sei il fiore all'occhiello di Dio. Tu sei stato predestinato prima della fondazione del mondo. Tu hai il potere contro il nemico di Dio. Tu sei stato chiamato a dominare. Tu sei stato chiamato ad insegnare nei luoghi celesti. Tu sei stato chiamato come Giuseppe, che davanti a lui si gridava in ginocchio. Tutta la storia biblica, a partire dalla Genesi, vuole raccontarci le meraviglie che Dio fa con il popolo. Quando si incontrarono con Amalek, Dio disse: io combatterò le tue battaglie. E da quel momento Dio ha combattuto sempre le battaglie. Allora ci ha dato il nome: l'Eterno è la mia bandiera. Allora Dio che cosa ha fatto? Ha utilizzato una strategia degli avvenimenti per elencare i suoi nomi redentivi. E ad ogni azione ha raccontato: io sono l'Eterno che ti guarisco, io sono l'Eterno che vede e provvede, io sono l'Eterno, e così via. Non imparato che il nome di Dio è una
pratica del suo carattere. Poi è intervenuto Giosuè che doveva conquistare, ha dato una visione a Giosuè, ha dato una visione a Mosè, e questo Giosuè ha conquistato i tre quarti della terra. Poi siamo entrati nel libro di Ruth, la Moabite, che non poteva entrare nel popolo di Dio, ma perché ha creduto come padre Abramo, la Bibbia dice che è stata salvata per grazia come Abramo. E poi passiamo al libro di Samuele, e Samuele ti racconta tutta la storia che passa fra il giudicato e la monarchia. E che cosa ti insegna? Che Dio vede e provvede, che Dio non lascerà mai il suo popolo nelle oppressioni. Allora ci sono stati 305 anni di oppressione, poi ci sono stati i giudici che Dio li ha sempre tirati fuori per entrare nel libro dei re, per insegnarci che noi siamo re e sacerdoti. Poi è intervenuto le cronache, tutta la narrazione delle vittorie e delle sconfitte. Dio non ci risparmia niente nella sua parola. Tutta la narrazione biblica è straordinaria. Perché? Perché Dio non evita di parlarti dei fallimenti del suo popolo. E allora poi sono intervenuti i profeti, che erano i profeti, erano ambasciatori di Dio per dire tornate alla legge, tornate alla testimonianza, tornate alla parola. Allora la Bibbia come si fa? Si intreccia fra la narrazione, fra i canti, fra la musica, fra l'imbasciata profetica, per far emergere che cosa? La necessità di un nuovo patto. Ad un certo punto Dio non ce la fa più, manda il profeta Geremia: ecco, i giorni vengono che io stipulerò un nuovo patto con la casa di Giuda e la casa di Israele, non come il patto che ho fatto nell'Antico Testamento quando li ho tirati fuori dalla casa di schiavitù, ma faccio un nuovo patto. Che cos'è il nuovo patto? Io non mi ricorderò più dei loro peccati, io li cancellerò questi peccati, li purificherò, gli darò un nuovo spirito, una nuova mentalità, metterò dentro il mio spirito. Per quale ragione? Affinché camminino nelle mie vie. Camminare nelle vie di Dio è solo per grazia. Allora Dio adempie tutto questo. Allora viene Gesù, spezza il pane, che cosa dice? Questo è il sangue del nuovo patto, questo è il mio corpo. Allora quel sangue, che cos'è quel tessuto? È il sangue vita. Il sangue racconta una storia, il sangue sta raccontando l'eternità, il sangue sta raccontando che Dio si è incarnato, perché negli Atti degli Apostoli ha detto quello è il sangue di Dio. Allora quel sangue è talmente prezioso che può vincere Satana, che può cancellare il peccato, che ti può portare alla presenza di Dio, che può soddisfare l'anima tua, che può cancellare la tua coscienza da ogni peccato, da ogni opera morta. Quel sangue messo sull'architrave e messo sulle porte disegnava una croce, e quelli mica se ne accorgevano. Ma Dio disse: tu metti il sangue sugli stipiti e metti il sangue sugli architravi. E mentre loro lo mettevano, disegnavano una croce, e quando passerà l'angelo distruttore non entrerà in questa casa. Allora quel sangue che cos'è? Ti permette di vincere il diavolo. Nell'Apocalisse è scritto: messi lo hanno vinto per mezzo della loro testimonianza e per mezzo del sangue dell'agnello. Se tu ti leggi il libro dell'Apocalisse, troverai per 33 volte l'agnello. Mi metti Apocalisse capitolo 5. Ecco qua, vidi un angelo forte, questa è sempre un'altra traduzione. Vidi un angelo forte che proclamava a grande voce: chi è degno di aprire il libro e sciogliere i sigilli? Vedete, dall'eternità Dio aveva progettato, ma nell'eternità c'era un ostacolo, c'era un libro con sette suggelli, nessuno lo poteva aprire. Ma che dice la Bibbia? Ma nessuno in cielo, in terra, né sotto la terra era in grado di aprire il libro e leggerlo. Io piangevo molto forte perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo. Uno dei vegliardi mi disse: non piangere più, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, per aprire il libro con i sette sigilli. Quando lui è morto ed è risorto, quei sigilli sono saltati e la storia può continuare, non più come l'unigenito figlio, ma come il primogenito di molti figli. Capite l'idea? Allora lui ha trasformato, era l'unigenito e diventa il primogenito di molti fratelli. Ecco perché siamo fratelli, ecco perché lui è padre, amico, egli è tutto, ma ha spezzato quei sette suggelli per farti entrare nell'eternità futura, dove non c'è lacrima, non c'è dolore, non c'è vecchiaia, non c'è morte, non c'è Satana, non c'è il sole, non c'è il mare, non c'è nulla, perché Dio è in tutti e tutto. Mi metti il verso successivo? Cantavano un nuovo cantico: tu sei degno di prendere il libro e di aprire i suggelli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Vedete questo verso? È l'adempimento
della promessa che Dio fece ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. E se tu lo vai a leggere, noterai che davanti alla presenza di Dio c'erano uomini grandi, piccoli, medi, alti, bassi, di ogni lingua, di ogni popolo, di ogni nazione e di ogni tribù. Quella promessa fatta ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni, finalmente prende il corpo. E quando saremo nei cieli, noi ci ricorderemo della promessa che Dio ha fatto a Abramo e possiamo dire: mentre un giorno ero nella mente di Dio, mentre Dio mi ha portato sulla croce, oggi lo posso vedere faccia a faccia e poi realizzare quello che succederà per l'eternità. Che cosa faremo per l'eternità? Suoneremo l'arpa? A me non mi va di suonare l'arpa. Non immagino un piano così eccezionale. Tu vai là, suoni l'arpa. Non ho idea di questo. Lo scopriremo, perché Gesù ti darà una pietra nelle mani, ci sarà il tuo nome, ci sarà quello che dovresti fare. E la Bibbia dice che entreremo alla presenza di Dio. Non ci sarà più il sole, perché la gloria di Dio risplenderà e Gesù è la sua lampada e noi siamo il suo tempio. Mi metti un altro verso per piacere? E tergherà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima... Ecco qua, la storia si chiude e si apre l'eternità futura. Il libro dell'Apocalisse si chiude dicendo: le cose di prima sono passate, ecco, io faccio una cosa nuova. In quel momento c'è una porta che si apre e la Bibbia conclude così: e lo Spirito e la Chiesa dicono: vieni Signor Gesù. C'è un verso di Timoteo e poi vi lascio. E questo è un verso che è un capolavoro. Vi scrivo queste cose nella speranza di venire presto da te, ma se dovessi tardare voglio che tu sappia come comportarti nella casa di Dio, che è la Chiesa dell'Iddio vivente, colonna. Chi sei tu? Sei colonna e sostegno della verità. Se un giorno venite dalle mie parti, c'è una città che si chiama Pestum, la conoscete? Sì. Avete mai visitato il Tempio? Sì. Noterete che tutte le colonne stanno in piedi, tutto il resto è caduto. Tutto crolla, ma non le colonne. Capisci? Tutto è caduto, tutto è crollato, ma non le colonne. Le colonne stanno ancora lì, le puoi contare, le puoi vedere, le puoi... E la colonna sta lì, dopo 2000 anni sta ancora lì. E il soffitto è caduto, le mura sono cadute. Tu chi sei? Colonna e sostegno della verità. Allora pensa così: quando la morte passerà davanti a te, quando tutte le tempeste finiranno, quando tu vedrai il diavolo inchinarsi davanti al Signore, davanti a te, quando tutti i demoni si inchineranno davanti a te, quando tutto il dolore, le lacrime, tutti gli avvenimenti catastrofici che ci hanno assalito per tutta la vita passeranno davanti a te, tu stai lì, loro si inginocchieranno davanti al Signore, poi saranno presi, gettati nella Genna eterna e non li vedrai più. Come ti senti a pelle? Come ti senti a te? Ora, prendi questo fatto, lo puoi vivere oggi? Perché ti ha fatto più che vincitore. Prendi questo fatto, lo puoi meditare oggi? Sì, perché sei Lui. Prendi questo fatto già scritto, già determinato, mettilo nel tuo cuore. Allora, quando vedrà una prova, tu che devi dire? Amico, io ho la vittoria. Quando verrà una tempesta, io ho la vittoria. Devi capire che quando qualcosa non va, Dio ti sta insegnando. Non sei mai perdente. Mai perdente. Perché Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che ha sofferto. Allora, qual è la funzione della Chiesa? Colonna e sostegno della verità. Qual è la funzione della Chiesa? Manifestare nei luoghi celesti la svariata sapienza di Dio. Qual è la funzione della Chiesa? Dimostrare le ricchezze svariate della gloria e della grazia di Dio. Qual è la funzione della Chiesa? Uomo compiuto, perfetto, alla stessa statura di Cristo.
Qual è la funzione della Chiesa? Una persona che conosce il fatto suo, che può dominare i suoi modi di pensare, una persona che può stare davanti all'esercito e dire: io mangio alla mensa che tu hai preparato. Ora tutto questo come si risolve? Torno indietro, vado a vedere nei Salmi. Dio che cosa pensa? L'Eterno è il mio pastore? Egli mi fa giacere? E mi dà da bere lungo le acque chete. Io vi ho portato qui a giacere lungo le promesse e i fatti di Dio. Verso 3, ed è il bello della diretta, egli mi ristora l'anima. Avete bisogno di essere ristorati per camminare nei sentieri di giustizia. Allora lui prima ti dice: io sono l'Eterno, il tuo pastore, non ti mancherà, non ti mancheranno le prove, le sofferenze, non ti mancherà nulla. Nulla ti mancherà. No, ci tengo a sottolineare, perché noi pensiamo soltanto: no, non ti mancherà la sofferenza, non ti mancheranno i tradimenti, non ti mancheranno i fallimenti, non ti mancherà nulla. Non so se vi piace sta cosa. però veramente non ti mancherà nulla. Ma perché l'Eterno è con te, lui sa come dirigere gli affari. Ma questo Eterno che è con te e che è intorno a te e che è per te, ti devi sempre ricordare che è entrato in te e fa un po' di differenza. Ora, egli ristora l'anima, perché la nostra anima è ingarbugliata nei dolori, nelle afflizioni, nelle dure prove che non abbiamo saputo superare, in qualche angolo scoperto. Vi dico questo e poi vi lascio, perché ho preso troppo tempo, non lo so. Sicuro? No, mi dovete sopportare ancora? Ma vi dico questo perché può farvi del bene. Alcuni anni fa, forse già l'ho raccontato, adesso mi ripeto, ma tuttavia mi va di dirlo. Alcuni anni fa, quando i miei genitori erano in vita, io andavo a casa loro con mia moglie, e appena entravo in casa avevo un desiderio di andarmene. Eppure amavo i miei genitori, credetemi. C'era qualcosa dentro di me e dentro di loro che mi dava fastidio, ma non sapevo che cos'era. E allora arrivava l'antipasto, io pensavo: quando arriva il caffè? Ero pastore. C'era qualcosa dentro di me che non funzionava. Soffrivo di questo. Poi li guardavo, li abbracciavo, gli davo qualche bacino, ma giusto per... Ma questo dolore non andava mai via. Andavo, riandavo, telefonavo. Ad un certo punto ho deciso di pregare. Ho detto: Signore, ma di che parliamo? Tu dici di onorare i genitori. E questo non è il modo corretto di onorare i genitori. Allora mi ricordo un giorno, mentre pregavo, Dio mi ha fatto vedere ad occhi aperti una visione. Mi sono ritrovato nel ventre di mia madre e sentivo dei calci provenire dall'esterno e delle voci che dicevano: devi abortire questo bambino. A fianco a me c'era una grande luce, ero piccolo e dicevo: voglio vivere. E sentivo papà. Ho visto papà col vestito, col cappello, mia madre col grembiule, stavano cucinando pasta e fagioli, mia madre stava seduta, apriva le gambe e papà dava i calci. E io dentro il ventre di mia madre cercavo di difendermi, voglio vivere. E questo ha creato una lacerazione nel mio cuore. Ma era un tuffo nel passato, un tuffo nell'anima mia, un tuffo nei ricordi. E quando li vedevo riemergeva qualcosa e io non sapevo come controllare. Quel giorno sono stato graziato da Dio, perché subito dopo questa visione ho chiamato papà e mamma, ho detto: domani vengo a casa vostra, dobbiamo parlare. E ci siamo seduti in cucina e io gli ho raccontato questa storia. Lascio immaginare le lacrime di mia madre, le lacrime di papà. Perché era un fatto vero. Cioè, loro hanno confessato che mai avevano detto a qualcuno di questa loro azione. Avevano già 5 figli, papà non lavorava, non avevano possibilità e l'unico mezzo era quello di abortire. Ma io volevo vivere. Allora che cosa ho fatto? Li ho abbracciati e ho detto: vi chiedo perdono per avere avuto dei sentimenti sbagliati, ma non erano consapevoli, erano una forza motrice.
Loro mi hanno chiesto perdono perché poi avevano un figlio che lavorava, ci siamo incontrati e quando io andavo a casa di papà, volevo anche dormire a casa di papà. È cambiato lo scenario. Egli mi ristora l'anima per farmi camminare in sentieri di giustizia. Allora di volta in volta, quando leggete il Nuovo Testamento, Dio toccherà qualche corda del vostro passato. Inevitabilmente, qualche ricordo seppellito, qualche ricordo che avete gettato lì. Perché? Perché voi siete stati acquistati spirito, anima e corpo. Il vostro tempo passato è stato acquistato, il vostro tempo futuro è stato acquistato e niente che non appartiene a Dio deve entrare nei cieli. Allora Dio vi visiterà, come disse Giuseppe, come disse Giacobbe, Dio vi visiterà e vi libererà da ogni prigione, visibile o invisibile. Per quale ragione? Per testimoniare, per dire che Dio è buono e che vuole la salvezza dei vostri genitori. Papà mio non si è mai convertito, veniva in chiesa, pregava, alzava la mano, dava l'offertina, ma tutte le volte che andava a casa prendeva la mia mano, diceva: Pietro, ho un mal di testa, metteva la mano sulla sua testa e veniva guarito. Non ho mai capito come succedono certe cose. Poi mi chiamava: Pietro, ho mal di schiena. Io andavo a casa, prendevo la mia mano, la mettevo dietro la schiena e non appena la mano toccava la schiena il dolore andava via. Pietro, devo fare queste cause, metti le mani su queste buste gialle. Mio papà era un sindacalista, io mettevo le mani e lui vinceva le cause. Non ho mai capito tutti questi processi. Allora tutte le volte che poi veniva in chiesa, già so quando faceva così, dico: deve essere guarito da qualche parte. A volte veniva in ufficio, ma neanche, capite, la mano non lo toccava neanche, già veniva guarito. Allora papà, tutto fiducioso, un giorno papà è caduto a terra, gli è venuto un ematoma dietro al cervello. Allora sono stato a casa di papà, papà appena mi sono seduto sopra ha preso la mia mano. Ho detto: papà, questa sera no, non era mai successo. Ho detto: pregherò, poi domani vedrò un'altra volta. Sono stato a casa, ho pregato, ho supplicato Dio. Dio mi ha detto: il tempo della vita di papà è finito, non c'è nulla da fare, il suo tempo sta per finire, vaglielo a dire. Io sono tornato a casa di papà, papà tutto con gli occhi sgranati, subito toccava le mie mani. Ho detto: papà, c'erano gli amici suoi, ho detto: papà, il tuo tempo su questa terra è finito, tu sarai operato, ottima operazione, conosciamo anche il primario. Era il cognato di mio fratello. Dopo 26 giorni il Signore ti chiamerà. Lui mi ha guardato, ma per qualche minuto si è fatto un silenzio a casa mia che crede che sia il silenzio dell'eternità. Poi mi ha detto: parlami del tuo Dio. Io 4 minuti e mezzo, 5 minuti gli ho parlato del Signore, ha messo la testa sulla mia spalla e si è messo a piangere a singhiozzo. E mentre lui piangeva, io mi sono ritrovato in una camera ospedaliera, quasi come dovessi prendere un parto di un bambino. Quella sera papà è nato di nuovo. Papà ha avuto un intervento, un po' di convalescenza, papà mio è morto. Ma nessuno si è rattristato più di tanto, perché sapevamo che stava col Signore. Ho celebrato il suo funerale e adesso crede che un giorno lo rivedrò. E gli dirò: quante volte te l'ho detto? Eh? E pensate che non l'ho guarito da qualche parte l'ultima volta, ma Dio si è servito di me per salvarlo, cioè per guarirlo completamente e ridonargli un corpo nuovo quando sarà il giorno in cui tornerà a risuscitare i morti e i viventi saranno trasformati. Ecco, è una storia piacevole. Se dovessimo entrare nei dettagli diventa straordinaria. Se la dovessimo comprendere appieno diventa una genialità straordinariamente commovente, perché non fa altro che raccontare che Dio vuole entrare in te, vuole operare in te, vuole darti la mente di Cristo, vuole darti un corpo come tempio, vuole vivere nell'anima tua, vuole vivere nel tuo spirito, affinché tu sappia camminare con il Signore dentro di te,
con l'umanità che hai dentro di te, tu la devi fondere e non sei tu, ma è Cristo che vuole vivere in te, a modo suo, con le sue modalità, con i suoi pensieri, allora tutto diventa diverso. Ed ecco il nuovo patto come si presenta a voi. Voi avete la grazia di vivere il nuovo patto su questa terra e per tutta l'eternità nei cieli, perché non ci sarà un terzo patto, non ci sarà un altro patto, ma è qualcosa che vale la pena scoprire, perché scoprire che cos'è il patto, scoprite anche voi chi siete, che chiamata sta sulla vostra vita, qual è il grande potenziale che avete, come affrontare le varie questioni di vita, come vincere, e se qualche volta pensate di non vincere, avete imparato, e avete imparato molto di più, perché avete imparato sul campo di lavoro. Dio vi benedica, fratelli. Vi voglio bene. Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.